Ho appena mangiato cinese, Torino è bellissima. Adesso Pietro viene qua a prenderci. Ciao amore. Ciao amico mio. Siete mai andati sui cappuccini? No. Ma vi porto i cappuccini, allora sto cazzo andiamo a casa mia subito. E cosa c'è ai cappuccini? C'è la vista su Torino. Che meraviglia. La vista quella bella su Torino. Spettacolo, non vedo l'ora. Cos'è che facciamo qua Pietro? Limoniamo. Ah. No. È bella, Ma che spettacolo. Scusa, mi sto guidando un po' di merda in effetti. No, è che non capivo che cacchio. Cosa ha sbattuto dietro? Sì. Un tamburo. Ecco. Tu devi sapere che io vivo veramente con la musica. Sei una persona felice. La felicità è una scelta. Dici? Sì, assolutamente sì. Molto difficile, ma è una scelta. È una scelta difficile. Beh, la felicità è una scelta a prescindere, sai, nel senso che non è una conseguenza di quello che fai o di quello che hai. Sai, lo dicessi io, uomo bianco privilegiato, non varrebbe un cazzo di niente. Ma a me l'hanno insegnato i bambini in guerra, me l'hanno insegnato i bambini in quell'ospedale lì, che è l'ospedale pediatrico, nel reparto oncologico, nel reparto terminali. Una volta ho chiesto a un bambino che si chiamava Mattia, gli ho chiesto: Mattia, aveva 7 anni, che cos'è per te la felicità? E lui mi fa: non lo so, però la felicità è bella. Capito che allora cazzo, boom! Meraviglioso. La felicità allora è una scelta, non è una conseguenza di quello che fai, di quello che hai o altre stronzate. Ed è una cazzo di figata, cioè la felicità è bellissima se ti impegni. Sono d'accordo. Siamo arrivati? Siamo arrivati, stiamo anche parcheggiando, stiamo anche rigando il mio cerchio posteriore. Ci sono dei pacchi qua. Sono le aziende che mandano cose che non ho chiesto. Permesso. Alexa, sono... Ok, se suoni potrebbero ucciderti. Stai bene a casa tua? Sì. L'ho cucita a mia immagine e somiglianza. Non c'è niente di coerente. C'è un posto dove tieni tutti gli strumenti inventati. Di fianco al banjo qua c'è un mattone che è un flauto traverso. Dovrei tipo riaccordarlo. Però è un mattone. Cioè tu cosa ci fai con i bambini? Si può sapere? Musica. Musica. Qua in ospedale, nel reparto dei bambini oncologici e dei bambini terminali, musicoterapia. È tutta quella parte della musica che può aiutare a concepire meglio la cura. Alla fine la musica non guarisce. Ok. La musica non è come la chemioterapia, non può esserlo, non è capace. Però è capace di mediare la difficoltà e quindi di mettere i bambini nelle condizioni migliori per accogliere la cura e quindi anche eventualmente di guarire. Anche non per forza di guarire. La musica spesso è un accompagnamento. È capitato più di una volta di arrivare fino alla fine con i bambini. Capita in realtà sovente nel reparto dei bambini terminali. A quel punto la musica diventa una colonna sonora, diventa un accompagnare. Ma non solo in cose tristi, la musica, per esempio, c'è bellissima, c'è la musica in culla, la musica prenatale che si fa con le mamme in gravidanza, che è una cosa spettacolare. Anche perché la musicoterapia è complessa, sono sì brani, ma possono anche essere suoni, lanci, urla, emulazioni. Quindi la musica è spettacolo. Io e lei avevamo beccato una volta a Venezia un vecchietto che si annoiava in maniera quasi decontestuale. A una certa mi ha chiesto che cos'è per te la musica. E io su due piedi gli ho detto che è quella forma d'arte dei suoni dove c'è di mezzo l'armonia e l'espressione. Poi ho cominciato un attimo più per la mia mente prettamente scientifica a cercare di capire che cosa intendessi veramente con armonia. E ho cominciato a creare sostanzialmente degli schemi nella mia testa. Quindi ho pensato che la musica deve seguire dei tempi, la musica deve seguire delle note. Ci sono delle frequenze precise che determinano se una nota esiste ed è intonata e ci sono altre frequenze che invece non rimandano a qualcosa che noi comunemente concepiamo come armonico. E ho pensato, mi sono illuso di aver descritto scientificamente la musica. Poi una ragazza mi ha scritto in DM e mi ha detto: anche il silenzio è musica. Esatto, quello che te lo stavo per dire. La definizione che hai dato tu di musica è più l'esecuzione della musica, perché la musica in sé e tanto altro. John Cage è un figo della Madonna, matto. Non è 4 minuti e 33 è un brano che ha scritto John Cage, che sono 4 minuti e 33 secondi di silenzio. Vedi il direttore d'orchestra che arriva, si mette lì e per 4 minuti e 33 non fa uno stracazzo di niente. Sembra una follia, cioè sembra di intrattenimento come un cane con la tosse, ma in realtà è spettacolo. Gli strumenti in quel momento stanno suonando il silenzio. Tu lo sai perché si chiama 4:33? Perché dura 4 minuti e 33 secondi. E sai perché dura proprio 4 minuti e 33 secondi? No.
Il silenzio, nella scienza, il silenzio si ottiene solo quando non c'è movimento. E per raggiungere la stasi atomica si deve arrivare allo zero assoluto, che sono meno 273 gradi Kelvin. Esatto, no, Celsius, scusami. Celsius. E 273 secondi sono 4 minuti e 33 secondi. Wow. Però era un genio e ti ha fatto capire che la musica non è schemi, non può racchiudersi in schemi, anche perché altrimenti se non hai una chitarra non suoni. Il qualunque cosa può suonare, a me l'hanno insegnato i bambini nella discarica di Corogocio, che a quel punto noi non avevamo strumenti, devi tirare fuori qualcosa. Quando devi fare uno strumento con il niente, è lì che la musica dice esisto, cazzo. E quindi la musica non è note, la musica non è note, non è schemi, non è tempi, non è pause, non è pentagrammi. La musica è cazzo, respira, ascolta, musica. Poi il pianoforte è uno strumento comunicativo. È una convenzione il pianoforte. No. Sai qual è lo strumento che si avvicina di più, secondo me, a rompere gli schemi della musica? Quello lì si chiama hang drum, è fuori di testa. L'unica fusione è venuta veramente bene tra una percussione e uno strumento che ha il movimento di una scala. Capito? Quindi puoi andare. E lui rompe gli schemi perché la musica è una nota, è la sua ottava, è la sua quinta, ma è anche un suono di latta. Suono, certo, di latta, quindi... Cioè, è fuori di testa sto strumento. Cioè, è sicura questa cosa? No. Non è sicura? No, dipende da quanta fiducia hai nelle tue gambe. In realtà qui... No, vabbè. Ma che... È proprio... Vieni. Come vieni? Fidati. Raga! Ah! No! Vieni da me! No! No, 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 Pietro, io voglio scendere assolutamente. Guarda che vista che c'è! L'ho vista, la vista! Oddio santo! Più o meno, sì. È la camera da letto con la vista mole. Con lo specchio, che è la cosa più importante di una camera da letto. Yes. Questa è la tua mensola dei ricordi. Qua c'è tutto, 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 tutto. Tira fuori un ricordo speciale. Beh, questo è un premio per la pace. Ah. Quello... La mia più grande sindrome dell'impostore, io lo odio questo premio. Perché? Perché conta che ce l'hanno anche tipo Madre Teresa di Calcutta e Rita Levi Montalcini. E io sì, non me lo merito. Cioè non sento di meritarlo neanche da lontano. Quindi l'ho relegato un po' lì. Ci ho messo 6 mesi a dire al mondo che l'avevo ricevuto. Perché io quello che faccio lo faccio per egoismo. Ce lo faccio, io amo i bambini, io ho bisogno dei bambini. Lo faccio perché i bambini mi fanno star bene. È un egoismo positivo, ma è sempre egoismo. Quindi ricevere il premio per la pace, dobbiamo mettere con un pochino di cinismo che lo facciamo per noi stessi, cazzo. Questa Madama Butterfly è autografata da Puccini. Ma va. Giuro. Stai scherzando? No, no, prometto. Ah, a sua maestà la regina Elena, reverente omaggio di Giacomo Puccini, Milano, 5 febbraio 1904. Sono felicissimo di avere questo libro. Perché ce l'hai? Non te lo dico. Ok. Però sono veramente felice di averlo. E quello l'ha autografato qualcuno invece? Oh sì, questo qui è un libro che ho scritto io. A volte ci chiedono, no? Chiedono all'associazione e a noi operatori umanitari, perché fai giocare a scacchi i bambini? Non c'hanno cibo, non c'hanno l'acqua e tu li fai giocare a scacchi, li fai cantare. Oh, ma un bambino che gioca a scacchi è un bambino che gioca a scacchi. Un bambino che gioca a scacchi è un bambino che non è in strada in quel momento perché sta giocando a scacchi o perché sta cantando la canzoncina che gli ha insegnato. È proprio lì il principio, no? Tanto importante quanto curarsi, tanto sì, importante quanto tirare fuori da lì. Quelli che dicono, eh no, quando ci sono gli spari io per salvare i bambini mi ci butto dentro. Oh, io la prima volta che ho sentito scoppiare una bomba mi sono cagato addosso. La prima volta che hanno sparato vicino a me mi sono seduto per terra. Qua, vaffanculo, non mi muovo. Fa paura, fa una paura della Madonna. Certo. Per quello gli eroi mi stanno sulle palle. Fa paura andare lì. Però è giusto, sono lì, cazzo, cioè, ha un senso. Poi i bambini sono di una felicità devastante. Quindi se la felicità è una scelta, se la felicità è una ricerca, è una cazzo di roba difficile. Però è importante, la felicità è importante. E quindi darsi modo di riceverla e di condividerla esiste solo se la condividi. Dare modo di condividere è fondamentale. Perché non ti allontani? Hai uno scopo. Sembra ancora più falso modesto dei falsi modesti e mi stanno veramente sulle palle. Nella discarica di Corogocio, in Kenya, dove opera una mano per un sorriso, non c'è la guerra. Però è uno dei posti che a me fa più paura al mondo, dentro la discarica. È grande come una città. Io non l'ho mai vista tutta, ci siamo entrati diverse volte. Un posto tetro, un posto che spegne i colori, un posto che spegne
e le emozioni. I nostri bambini, le nostre famiglie vivono dentro la discarica, vivono, muoiono, respirano la diossina perché la discarica brucia tutto il giorno. Ma le scuole, che ha costruito Una mano per un sorriso nel tempo, hanno proprio il significato di: non importa il contesto, non importa se ti fa paura la guerra, se ti fa paura la discarica, tanto è lì il problema, a prescindere da cosa ci sta intorno. Quindi ti metti un attimo in pace il fatto che avrai qualche incubo, e intanto però i bambini ti danno, cioè ti controbilanciano in un modo pazzesco. I bambini sono un power bank di felicità devastante, cazzo. Sarebbe molto ironico se mi dicessi che non vuoi avere figli, sai? No, io non vedo l'ora di diventare papà. Il giorno in cui un bambino mi chiama papà, io vado fuori di testa. Io non vedo l'ora di essere papà, stai scherzando. E come chiami figlio o figlia? Beatrice. Cosa c'è scritto lì? Beatrice. Beatrice? Beatrice è la bambina che mi ha cambiato la vita. Cosa ha fatto Beatrice? Beatrice era una bambina di 9 anni che ha leucemia. Che un giorno è venuta da me, sedia a rotelle, con il cerottino a forma di farfalla, e mi ha detto: Pietro, io corro. E tu sei lì che devi spiegare a una bambina di 9 anni in sedia a rotelle con la leucemia che forse correre non è la più grande delle idee. Bea, è un po' complicato. E lei mi ha detto: no, com'è complicato? Te la faccio facile. I vecchi sono vecchi e quindi stanno nel letto. I bambini corrono. Io sono bambina, quindi io corro. Oggi no, poi domani corro. E tu dici: cazzo, hai ragione. Come te lo devo dire in altro modo? È giusto. Quel modo di vivere, quel modo di affrontare la vita, è quello. Quando mi hai chiesto perché non vai via da Corogoccio, io non. Questa è una parentesi fondamentale. Io non sono migliore di nessuno. Nessuno, io sono, non sono migliore di qualcuno solo perché ho qualche numero sui social e perché mi stai facendo l'intervista, perché tutti gli operatori umanitari che io ho di fianco valgono tanto quanto me, se non di più. Io semplicemente ho la fortuna di avere un megafono, ma questi bambini sono quelli su cui si fonda tutto, perché Beatrice in questo disegno qua si è disegnata bionda, ok? Beatrice, prima che le rasassimo i capelli per la chemioterapia, aveva i capelli ricci e neri, e io le ho chiesto: Bea, ma perché ti disegni bionda? È una bugia. E lei mi ha risposto: ascolta, già mi sono caduti tutti i capelli, tanto vale che crescano biondi. E tu dici: hai ragione. Non crescono biondi i capelli, porco demonio, però hai ragione. E se vivi così, spacchi il mondo. Se vivi come i bambini, se vivi con quello spirito di scoperta della vita, di voglia di dire: cazzo, voglio i capelli biondi, perché non mi crescono biondi? Lì vi trovi quella felicità che ti fa dire: resto lì. Che bomba. Grazie. Sei stato molto ospitale. Ciao Pietro. Buonanotte. Ciao, grazie. Buonanotte. Tutta la mia vita. Baci.